diventare quello di esprimere opinioni e punti di vista, anche perché poi alla fine, quando si smorzano i toni, si spengono le telecamere o i microfoni, resta sempre un fatto fondamentale, cioè che il politico deve fare le leggi, quindi in questo caso le riforme, e il magistrato deve applicarle. Su questo mi pare che non ci piova, insomma. Sì, mentre dal Partito Democratico arriva comunque al metodo adottato dalla maggioranza proprio per allargare le maglie della responsabilità civile dei magistrati, una secca bocciatura arriva per bocca della capogruppo in Commissione Giustizia, l'onorevole Donatella Ferranti, che abbiamo il piacere di ospitare sulle nostre frequenze. Buonasera. Buonasera. Buonasera onorevole. Buonasera a tutti. Dunque, il Partito Democratico, immagino anche dopo l'ultima dichiarazione del relatore Pini, che di fatto sottolinea come abbia semplicemente applicato una direttiva comunitaria e tra l'altro smentisce anche il fatto che la maggioranza possa fare dietro front sul tema della responsabilità delle toghe parziali, rimanga sostanzialmente dello stesso parere. Ma io credo che ci sia un errore di fondo nell'emendamento dell'onorevole Pini, perché innanzitutto non si tratta di una direttiva comunitaria, ma della pronuncia della Corte di Giustizia di Lussemburgo che riguarda la responsabilità dello Stato nei confronti del cittadino nel caso in cui appunto ci sia un illecito comunitario. E quindi è qualcosa di diverso da quello che invece vuole modificare l'emendamento. L'emendamento è entrato a gamba tesa nell'ambito della legge sulla responsabilità civile dei magistrati, escludendo la fonte primaria di responsabilità che adesso c'è, cioè il dolo e la colpa grave, che poi è una fonte di responsabilità che riguarda tutti i funzionari dello Stato, e ha modificato, ha sostituito quel dolo e colpa grave con qualsiasi violazione della legge, del diritto, anzi si esprime così. Questo vuol dire che qualsiasi interpretazione che sia in qualche modo possibile contestare e che è propria della funzione del giudice, potrà essere fonte di contenzioso per lo Stato. E credo infatti che sul punto ci sia anche un problema per le casse dello Stato, che troverà un contenzioso che potrebbe essere aperto per qualsiasi divergenza nell'opinione appunto dell'applicazione della legge. Io faccio un caso, voglio fare un caso così limite, ma per capire. Sappiamo che c'è stata una pronuncia della Corte d'Appello che ha mandato assolto il proprietario della gioielleria che ha usato, si dice la Corte d'Appello, legittima difesa nei confronti del rapinatore, mentre il primo grado aveva ritenuto colpevole attraverso gli stessi fatti il gioielliere. Lì si tratta dell'interpretazione della legge, dell'interpretazione dei fatti e quindi della valutazione anche di quei fatti, che è propria della funzione del giudice. C'è sempre una parte che ha torto e una parte che ha ragione di fronte a un giudice. Quella parte che avrà torto, con l'emendamento Pini potrà attivare la responsabilità civile nei confronti dello Stato, che poi si dovrà rivalere sul magistrato. Io credo che questo non sia un principio che aiuta la garanzia della difesa, la garanzia per l'imputato e la garanzia per le persone offese. È un principio soltanto che tende a intimidire il giudice e a renderlo timoroso di scontentare magari il potere più, la parte più forte. Ecco, onorevole, proprio ai nostri microfoni appena pochi minuti fa io ho avuto modo di fare appunto all'onorevole Pini una domanda che conteneva poi sostanzialmente l'obiezione che lei ha fatto un istante fa. La risposta dell'onorevole è andata in questa direzione, cioè che questo provvedimento, questa riforma comporta una responsabilità civile soltanto nei casi in cui è effettivamente acclarata questa violazione del codice. Lei quindi cosa sostiene? Che nella gran parte dei casi non sia possibile dare una visione univoca di questa violazione, mi pare di capire. Ma certo, perché allora c'è un equivoco di fondo, che non so se è grossolanità nell'approccio oppure se invece si vuole proprio distruggere il sistema. In realtà la legge, l'applicazione della legge implica un'interpretazione della norma e una valutazione dei fatti. Un giudice è come un arbitro di una partita di calcio che ogni volta che prende una decisione si è messo in discussione attraverso una contestazione e una richiesta di risarcimento dei danni.
è questo il principio che viene affermato, perché violazione di legge è... Ogni mezzo può essere risolta, la violazione di legge è risolta nel nostro sistema attraverso i tre gradi di giudizio. Cioè sono i giudici d'appello e di Cassazione che valutano la violazione di legge, mentre il magistrato deve rispondere se ha agito contro la legge, se ha violato la legge perché ha voluto intenzionalmente violare la legge oppure ha commesso delle gravi mancanze. Questa è la responsabilità dei magistrati, che noi diciamo non vogliamo assolutamente che non ci sia. Invece l'emendamento Pini apre la via, identifica quello che è il mezzo di impugnazione, cioè all'interno del processo, lo fa da lì scaturire anche una responsabilità dello Stato e quindi del giudice, crea una sovrapposizione di piani e di garanzie per cui alla fine ci rimetterà il cittadino, perché un giudice d'appello sarà molto attento a riformare una sentenza di primo grado se sa che poi da lì possono scaturire anche contenziosi in sede di responsabilità civile o di danno. Quindi alla fine si innesta un meccanismo che da un lato forse nella intenzione vuole essere così demagogico e punitivo, dall'altro però si creeranno dei circuiti gravemente lesivi proprio per le garanzie del cittadino, che ha bisogno di avere di fronte un giudice sereno, un giudice capace e che sappia applicare la legge nel migliore dei modi, perché l'errore nell'interpretazione della legge è fisiologico. Certo. Onorevole, noi la ringraziamo molto, è stata molto chiara nelle sue dichiarazioni e le auguriamo un buon lavoro. Grazie a voi molto. Grazie all'onorevole Ferranti del Partito Democratico, capogruppo in Commissione Giustizia, e noi ci fermiamo.